Sì, ci dovremmo essere. Ci siamo! Benvenuti a tutti quanti a questo appuntamento speciale che, come ricordo, era da definire fino ad un'oretta fa, non potevamo dire niente, adesso possiamo confermarlo. Abbiamo giocato, anzi, uso questo plurale giusto per far rosicare un po' Ale, ho giocato a Red Dead Redemption. Puramente maiestatis, diciamo. Ho giocato a Red Dead Redemption 2 dopo averlo visto in esclusiva qualche mese fa presso gli studi di Rockstar North. Finalmente ho stretto le mie mani attorno al pad e l'ho giocato per due orette abbondanti. Subito dopo ha stretto le sue mani attorno a un altro oggetto. Anche durante, si dice, però quello è un altro discorso. E quindi siamo qua per rispondere un po' alle vostre domande. Sono contento che questa diretta sia partita un'ora dopo la pubblicazione della mia anteprima, che trovate sulle pagine di evriae.it e che vi spammo qua da queste parti. Se vi va di condividerla, la trovate anche sulla mia pagina Facebook. Se vi va di condividere il post, io vi linko tutto. Se vi va di condividerla mi fa molto piacere, perché più la leggono meglio è, e spero, insomma, che questo abbia fatto nascere qualche domanda. Fatecela in chat, oppure, insomma, se Ale, tu hai qualche curiosità, io sono qua per rispondere. Secondo che, visto che voglio aggiungere un po' di disagio, sistemo anche male la webcam. Allora, io in realtà qualche domanda ce l'ho, voglio che tu risponda pubblicamente a un dubbio che ti ho esposto prima in pre-live, ovvero il sistema di shooting. In realtà tu l'hai descritto molto bene nell'articolo, che sostanzialmente necessita una doppia pressione, una per innescare il cane della pistola, l'altro per esplodere veramente il corpo, quindi scartare il bossolo, no? Nel caso di un fucile, ovviamente, altrimenti la pistola poi c'è un duro, eccetera. Questa roba qui, dal punto di vista del gameplay vero e proprio, come funziona? Qual è il feedback che ti dà? Funziona bene? Da soddisfazione? Guarda, è una domanda interessante. È sicuramente strano. Le prime volte che tu provi questo sistema ti dà un feedback appunto diverso da tutto quello che hai provato fino a quel momento. E serve un attimo a replicare anche, insomma, nella visione del team di sviluppo, i ritmi e anche la meticolosità degli scontri a fuoco che presumibilmente, insomma, si verificavano nel vecchio West, comunque in quell'epoca lì, con quel tipo di armi, che non erano, diciamo, proprio il massimo della comodità. Quindi, se il dubbio è un po' antintuitivo, sì, inizialmente lo è. Tuttavia, secondo me, io poi ho giocato un paio d'ore. C'è un piccolo inciso al volo. Tra l'altro, deve esserlo, perché se tu ci pensi, visto che c'è una chiave di lettura pseudo-realistica, comunque, esatto. Adesso pensare di dover innescare il colpo e sparare, perché questa era la dinamica che permetteva di esplodere veramente un proiettile, un colpo, durante quei duelli. Se ci pensi è antintuitivo adesso, quindi è anche quasi giusto che sia antintuitivo inizialmente nel videogioco. Sì, e ovviamente secondo me, insomma, sulla lunga distanza può pagare, perché già nelle ultime sparatorie che ho affrontato in effetti ti impone un ritmo un po' più tattico. Resta sempre la possibilità di uscire fuori e premere come un forsennato e fare la classica sventagliata, no? Quella dei pistoleri che si vede anche nei film, negli spaghetti western più spettacolarizzati. Però se il nemico è in sovrannumero e tu devi affrontare un buon numero di avversari, appunto, ti conviene anche pianificare un attimo quali sono i ritmi dell'uscita dalla copertura, quando è meglio puntare e sparare, quando è meglio invece caricare il colpo stando in copertura. Quindi secondo me è un approccio che inizialmente destabilizzerà, ma sulla lunga distanza darà un sapore molto specifico e particolare all'esperienza. Voglio aggiungere un piccolo dettaglio figo, hashtag peraltro, mi viene da pensare una roba, visto che tu hai descritto nell'articolo la possibilità di lanciarsi in missioni, pseudo missioni che in realtà sono legate alle dinamiche che animano il mondo del gioco dal punto di vista dell'intelligenza artificiale e della natura non scriptata di molti degli eventi che lo caratterizzano, oppure pseudo scriptata, nel senso che ci sta effettivamente una linea da seguire, però il modo
per arrivarci e soprattutto il fatto stesso di arrivarci è totalmente deputato alla volontà del giocatore. Ora, tu descrivi un momento in cui convinci qualcuno col luccichio della canna della tua pistola a, cioè pensa che c'ho anche in mente, a aprirti l'ingresso a una cassaforte, cioè comunque un luogo dove erano raccolti dei tesori. Ora, sì, il fatto di poter solo innescare, cioè di alzare il cane, in questo caso ha anche senso, nel senso, è una minaccia. È certo, una minaccia, sì, quindi rientra, ti dà un'ulteriore possibilità di interagire in maniera aggressiva col mondo del gioco. E tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito molto e che ti voglio chiedere: hai avuto la percezione che sia completamente polare il sistema di moralità del gioco? No, c'è proprio una barra molto lunga. E a seconda delle tue citazioni dei giocatori, della mia citazione mentre giocavo, era una barra lunghissima. A seconda delle azioni che compi, anche delle scelte morali che prendi anche durante le missioni principali, si sposta l'indicatore. Quindi no, non è completamente polarizzata. Ci sono ampie zone grigie sia mentre ci si sposta verso la direzione del bandito onorevole, sia mentre ci si sposta verso la direzione del fuorilegge spietato. E a seconda, insomma, della posizione in cui ci si trova, le reazioni, le frasi degli NPC e anche degli sceriffi dovrebbero cambiare, perché qui c'è... visto che ci siamo, racconto anche un'altra cosa. Quando viene messa una taglia sulla testa di Arthur Morgan, sostanzialmente alcuni personaggi della città cominciano a riconoscerlo, alcuni potrebbero fare una segnalazione, però anche qui è un processo graduale. E nel caso in cui uno sia riconosciuto come un bandito onorevole, è probabile che se lo sceriffo ti becca o comunque gli viene segnalata la tua presenza, quando si avvicina a te non abbia subito intenzione di spararti in faccia, ma magari voglia anche negoziare, per esempio, il tuo allontanamento dalla cittadina. Quindi se sei un fuorilegge buono, fra molte virgolette, ci sta che appunto le forze dell'ordine, se ti vedono, ti dicano: ok, vattene da questa città, io non ti faccio niente, basta che ti allontani. Oppure provino a convincerti a pagare la tua taglia, perché puoi fare anche quello. Quindi, insomma, è proprio un sistema di moralità con sfumature. Hai fatto una rissa per strada, di la verità. Ovviamente, fra l'altro... E ti ha visto una signora. Più di una signora. di una signora. Quando ti vede la signora, puoi anche tirare fuori la pistola. Se lei sta scappando e ti volta le spalle, ovviamente quella minaccia non è efficace, perché lei non sta vedendo la pistola. Certo. Allora tu premi... pare poco comunque. Idea è fantastica. Già così. Infatti, premi su con il D-pad, lui mette la pistola proprio verso il cielo, spari due colpi e lei allora si ferma. I coglioni, dice. Scusa. No, volevo rispondere rapidamente ai ragazzi in chat che erano... Tanto sono 1200. Grazie ragazzi, siete fantastici. Allora, fondamentalmente funziona così. Con la prima pressione alzo il cane e con la seconda sparo il colpo. Esatto. Si fa tutto con il grilletto destro. Esatto. Quindi la mia idea era un'altra. E infatti ero rimasto in questo limbo in cui la cosa mi sembrava una figata, ma ancora non avevo colto appieno come funzionava. Che con il dorsale facevi il cane e praticamente con il grilletto facevi e lì in quel modo se la sventagliata sarebbe stata: tieni premuto il grilletto, quindi e poi per così, e lì sarebbe stato proprio l'orgasmo. Però vi ricordo una roba, c'era anche chi parlava dell'aim assist nelle produzioni Rockstar, nelle ultime in particolare. La quantità di opzioni che vengono offerte per la personalizzazione del controllo è notevole. Quindi le masse qui... a diverse... Hai visto le opzioni? Sì. No, non ho visto le opzioni, purtroppo. Devo dire che comunque l'aim assist si avvertiva, diciamo che il feeling complessivo era molto vicino, al di là proprio del ritmo delle sparatorie, era vicino a quello di GTA 5, però come dici tu, giustamente le opzioni probabilmente ce ne saranno tante e permetteranno di scolpire l'esperienza di gioco secondo i propri gusti. Questo, a dimostrazione di questo, ci sono anche delle shortcut proprio legate nel menu di pausa all'interfaccia, che può essere con
proprio un tocco di cioè la pressione di un pulsante durante il menu di pausa può essere minimizzata o addirittura fatta scomparire completamente per godersi l'esperienza di gioco più immersiva senza, diciamo, appunto le icone varie ed eventuali. Allora, nel frattempo vado a riprendere un paio di domande che ho visto sotto il thread. Sì, volevo solo rispondere brevemente a una domanda, visto che mi permette di raccontare anche una cosa importante. Ci chiedono com'è la prima persona. Ecco, questa intanto è una grande sorpresa, perché non era scontato che dopo l'inserimento della prima persona dentro GTA 5, nella versione next gen, cioè current gen, non era scontato che la visuale in soggettiva arrivasse anche su Red Dead Redemption 2. Ci sarà fin dall'inizio, disponibile fin dall'inizio, e devo dire che secondo me segue gli stessi dettami di GTA 5, ovvero ti permette poi di adocchiare i dettagli del mondo di gioco in una maniera diversa rispetto alla terza persona. Diciamo che sono due cose complementari. Faccio un esempio: quando sei a cavallo, inneschi la prima persona, puoi guardare la sella, il pomo della sella che può essere personalizzato, tutte le animazioni, che ti permettono poi, cioè che permettono al personaggio di gestire le briglie e quindi di far andare al trotto, al galoppo, la propria cavalcatura. E è un rapporto un po' diverso sia con le animazioni, sia con il personaggio, sia con i dettagli del mondo di gioco. Non lo definirei migliore perché anche la terza persona, ovviamente, è meravigliosa, ti permette di goderti appieno questi panorami che sono sconfinati e a volte proprio riescono a mozzare il fiato. Nessuna delle due lesina sulla quantità di dettagli, sulla preziosità di questi dettagli, quindi sono proprio due opzioni complementari. Io, Nier Autodidact, spero tu sia sarcastico quando dici sempre più Elder Scrolls ormai copiano tutti Bethesda. Perché? No, nel senso, No, mo la prima assolutamente. persona è diventata ad uso No, esclusivo di... No, per no, favore. no, no, no. Allora... Ringraziamo peraltro Joeyron81 che si è iscritto al canale insieme a Dark Legend 90. Grazie ragazzi, se ci state seguendo, ringrazio anche molto Archeorod che si è appena abbonato. Ricordatevi che se ci state seguendo per la prima volta, insomma, iscrivetevi al canale così non vi perdete, le nostre dirette. Ema6991 si è abbonato a Twitch Prime e ringrazio molto anche lui. Vai! XDrake77 sotto il thread. Io sono rimasto davvero impressionato dalla grafica e dall'ambientazione di questo gioco, viste le video fino ad ora pubblicati. Quindi voi che lo avete provato, è sempre un voi molto generoso, sapete dirmi se il frame rate e tutto il comparto tecnico reggeranno senza problemi? Ho un po' timore di frame rate ballerino ed effetti pop-up invadenti. Allora, io l'ho giocato su PlayStation 4 Pro questa volta, a differenza della prima presentazione che era arrivata su PlayStation 4 regolare e che era comunque impressionante. Devo dire che non ho notato assolutamente cali di frame rate e nell'area in cui mi ero infilato io nemmeno il pop-up troppo invadente. Sì, c'è qualche animale che in lontananza, ma non è che compare, fa proprio pop-up, c'è quell'effetto per cui, diciamo, i modelli in lontananza Si sono un po' meno gonfiano, definiti. Esatto. Però sfioriscono. sì, sfiorisco. No, Però, fioriscono, al contrario. diciamo, sono un po' meno definiti e quando ci si avvicina diventano un po' più definiti. Però veramente bisogna stare a inquadrare il falchetto dell'imbrunire che se ne sta laggiù placido sopra il promontorio, a ovest, del cactus. E è chiaro che se uno sta molto attento ai dettagli lo vede. Però, vista la grandezza e l'immensità a volte di certe prospettive, ci sta anche nel senso. Mentre il frame rate ti rassicuro. E ti rassicuro sull'impatto scenico, perché io sono rimasto impressionato fin dall'inizio. Considerate che i primi momenti della presentazione non li ho giocati io. Mi hanno fatto prima vedere una missione introduttiva giocata dal team di sviluppo, ambientata, diversamente dal mio endzone, che era in una vallata verdeggiante, su delle montagne coperte di neve. E io fin da subito sono proprio rimasto impressionato da quanto bene abbiano caratterizzato le ambientazioni. Mi è venuto in mente da pensare che quelle montagne erano proprio, cioè c'era una coltre di neve molto spessa. Ho detto, come fai Rockstar a caratterizzare un ambiente che è per la maggior parte bianco?
E in realtà loro, con questi rami schiacciati dal peso della neve, con queste bestie che ogni tanto si muovono spostando appunto il manto nevoso, sono riusciti comunque a ricreare una magia d'atmosfera che è preziosissima, soprattutto in un titolo western, perché il genere si basa anche molto sul fascino dell'ambientazione. Quindi da questo punto di vista stai tranquillo. E anche la transizione fra la neve, le montagne innevate e la vallata è perfetta, molto graduale, non si avverte uno stacco netto, non è che c'è la zona della neve, ma c'è una fluidità, all'interno dell'ambientazione fra le varie zone. Allora, ci sta sempre in coda al thread, mi pare sia l'ultima domanda. Anzi, no, quella precedente di Gabrek che dice: molto incursivo da visuale in prima persona, sarà gestita come GTA 5. Sì, se tu leggi l'articolo, c'è scritto proprio che con la pressione del touchpad, del tasto Touchpad. centrale di PlayStation 4, nel DualShock 4, si passa dalla prima alla terza persona, o viceversa. E fra l'altro ci sono due visuali, cioè due inquadrature in terza persona, uno un po' più Sì, come in GTA. distante e uno un po' più ravvicinata, e anche quello per chi diciamo soffre di, cioè sente un po' troppo claustrofobica la visuale in terza ma più vicina al personaggio, può ancora allontanare. E Drek chiude il thread dicendo: salve ragazzi, ho qualche domanda. Quali difetti avete riscontrato in questo provato? Ma quanto è bello muoversi col cavallo? E la terza e ultima, quindi è possibile ci scappi il capolavoro? Guarda la terza, te rispondo io, è molto possibile che ci scappi il capolavoro. È possibile, è possibile, poi è tutto da dimostrare, è tutto da No, no, però è dimostrare. possibile. Allora, dunque, più che difetti, intanto c'è, e ne abbiamo già discusso, il sistema di controllo va appreso, nel senso non è un titolo immediato, non è un titolo Specialmente per il che, cavallo, immagino. anche per il cavallo, per il sistema di shooting, ma anche per queste piccolezze, per esempio che quando hai estratto la pistola premendo in su, la punti al cielo, oppure quando sei a caccia, fra l'erba alta, premi un tasto per fare un fischio che attira la preda. Cioè, sono delle piccole azioni contestuali che vanno imparate, insomma. Comunque sì, anche la gestione del cavallo, la gestione di questo meccanismo di ricarica va appresa. Quindi, più che un difetto, io la trovo una scelta, nel senso che preferisco così, preferisco che un titolo abbia un grado di accessibilità minore, con accessibilità intendo che lo prendi in mano la prima volta senza mai aver giocato a nient'altro da Software House o a nessun altro titolo del genere e ti senti subito cioè capace di controllare pienamente il personaggio, ma che poi, insomma, abbia dei valori più positivi legati all'immersività nel mondo di gioco. Quindi non lo metterei fra i difetti, però è una questione, insomma, che va dibattuta ed è un avvertimento che mi sento di fare. L'unico vero e proprio difetto, ma appunto bisognerà vedere quanto saranno personalizzabili le impostazioni di mira e di feedback durante le sparatorie, l'aim assist in generale, tutto quello che riguarda appunto la mira, sì, la mira e il feeling durante le sparatorie è molto vicino a GTA 5, che non era proprio una cima, quindi mi sarei aspettato una limatura di queste cose qui. Poi però, di nuovo, il sistema cambia dalla prima alla terza persona, ci saranno probabilmente delle impostazioni con cui poterlo personalizzare, quindi anche questo bisogna vedere. Però è una piccola cosa che in un quadro di eccellenza mi sento di notificare, ecco. Allora, Frullato fa una domanda interessante alla quale voglio rispondere. Ragazzi, perché Arthur Morgan non potevano essere politicamente corretti e mettere un sudicio come Bill Williamson? Allora, innanzitutto ci stanno diverse possibilità in più che ti offre un personaggio che non è mai stato inserito in un determinato contesto narrativo, ovvero hai la piena libertà di determinarne tu la sorte. Quindi non corri verso un futuro prestabilito, quindi non senti un po' il peso di quella conclusione lì. Di avere un punto fisso a cui Esatto. tendere. E questa cosa qui ti permette di avere il pieno controllo anche dal punto di vista quasi involontario, quasi subconsciente del tuo personaggio. Quindi hai la sensazione proprio di avere il pieno controllo. Seconda cosa,
tu dici perché non quel sudicio di Bill Williamson? Il fatto che la condotta del tuo personaggio sia interamente sotto il controllo di te, cioè dell'avatar, Di te di stesso, te sì. stesso, del giocatore, cioè è il tuo avatar e quindi lo modelli secondo quelle che sono le tue volontà, di fatto ti permette di trasformarlo in quel sudicio di Bill Williamson, nel Ah, senso, volendo, sì, cioè, tu assolutamente. puoi trasformarlo nella peggiore carogna che abbia mai calcato le colline sabbiose, le colline, diciamo, polverose del West, e una bestia da saloon che si ubriaca e va per i patetiche mentre sforacchia il prete del villaggio, cioè, La tanto una cosa cosa che farò poi. molto figa, che è un dettaglio che ho scritto nel pezzo, è che questo sistema di moralità influenza anche le uccisioni sottolineate dalla kill cam. Ogni tanto durante le sparatorie c'è appunto la telecamera che si sofferma sulle uccisioni compiute da Arthur Morgan. E se tu sei quel sudicio di Bill Williams, e quindi sei tutto, insomma, proprio un assassino di bassa lega, capita molto più spesso che le uccisioni siano molto efferate, cioè che tu ti diverta a far esplodere il cervello della gente senza nessun ritegno in rispetto per la vita umana e il pistolero che ti sta davanti. Se invece sei un fuorilegge ma dignitoso, a quel punto invece le uccisioni saranno un po' più cliniche, magari ecco, prima gli fai saltare l'arma dalle mani. E poi lo uccidi con un colpo preciso al cuore, non lo fai soffrire, non c'è questa componente di gore. E anche questi dettagli qua, secondo me, testimoniano molto della caratura della produzione, moltissimo, moltissimo. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda in Ah, volevo chat. dire anche un'altra cosa, relativa a questa domanda, cioè perché non scegliere quel sudicio di Bill Williamson? Sappiate che comunque quel sudicio di Bill Williamson, che ormai, a cui ormai abbiamo pioppato questo aggettivo, ci sarà, nel senso che vi ricordo ancora una volta che Arthur è il personaggio che noi controlliamo, ma la storia principale è la storia della banda. Quindi molto spesso capita di girare, soprattutto nelle missioni principali o in quelle secondarie che raccogliamo nell'accampamento, capita di girare con i membri della banda, quindi con John Marston, con Williamson, con Dutch. Anzi, addirittura durante le missioni possiamo dargli degli ordini, cioè possiamo dirgli: ok, adesso tu prendi quello a destra, adesso tu aggirali e libera l'altro lato dell'accampamento, cose del genere. E il rapporto con le personalità della banda di Dutch sarà molto spesso al centro della scena. Quindi sul politically incorrect, diciamo così, non abbiate paura, perché le personalità un po' sopra le righe e anche un po' burbere, insomma, con degli atteggiamenti particolarmente vistosi, non mancheranno. Allora, nel frattempo voglio intervenire per finire un attimo un discorso che vedo che sta rimbalzando un po' in chat. Nier, tu rivendichi il fatto del passare dalla prima alla terza persona come una cosa di The Elder Scrolls, ma non è così. Assolutamente non è Cioè, così, anzi, se The Elder tu... Scrolls, la terza persona, è un'aggiunta posticcia e un po' di merda. Ecco, se tu nel 2006 giocavi a Portable Ops, c'avevi sta possibilità. Cioè, quindi... E so 5 anni prima di Elder Scrolls. No, ma è molto semplice, che in The Elder Scrolls non sono due opzioni complementari, perché The Elder Scrolls è chiaramente pensato per la prima persona. E poi c'è questa terza persona che però ogni tanto è veramente disastrosa anche nella gestione degli scontri. Non è che sia, se c'è un guerriero, non è che sia proprio il massimo. Qui a me sembra un lavoro anche molto diverso di bilanciamento e ottimizzazione della prima persona, che è stata integrata dopo, è chiaro, ma che è stata integrata con un'attenzione che The Elder Scrolls non ha mai avuto per la visuale aggiuntiva, che in quel caso era la terza. Ma Sì. insomma, siamo proprio su due livelli di implementazione molto diversi. Sì, ma c'era pure Ratchet & Clank, insomma, non è che è una roba nuova. Vediamo un po' se ci stanno altre domande in chat. Fra, io non ho ben capito come funzionano gli spostamenti con la carovana mostrati nel video di spiegazione da Rockstar, cioè non ho capito se sono delle scuse per scene di dialogo, eccetera, oppure cercano l'esplorazione della zona in cui si trova il nostro accampamento. Ah,
Non della carovana, proprio dell'accampamento, Sì. sì, cioè della roba di Dutch. No, allora in realtà non si è capito, non l'ho capito neanch'io perché non ho, ho giocato 2 ore, quindi questi spostamenti scandiranno i vari momenti della trama. E quindi quando affronteremo alcune missioni specifiche saremo costretti, o per opportunità o per evitare di venire tranciati dalla Pinkerton, a spostarci come banda. Quindi il campo base nel corso della storia verrà posizionato in diverse zone della mappa di gioco, che purtroppo ancora non so dirvi quanto sarà grande perché c'era una sorta di fog of war. Magari prima del lancio ci sarà altre occasioni di parlarne. Ma no, non è che sei limitato a stare in quell'area lì, anzi, in ogni momento tu puoi andare a giro liberamente in tutta la mappa di gioco. Sai però che in quell'area lì c'è il tuo accampamento e che quando vuoi tornarci per interagire con gli altri personaggi, prendere missioni principali e secondarie, devi andare lì. Ma non è che sei in alcun modo limitato, anzi, nel corso della prova addirittura ho trovato alcune missioni secondarie e i ragazzi di Rockstar mi hanno sconsigliato di seguirle perché magari erano molto molto lontane e visto il poco tempo a disposizione era meglio che esplorassi approfonditamente le pertinenze di Valentine, che era questa piccola cittadina di frontiera. Allora, sia da Marian che da qualcun altro che non mi ricordo chi fosse, però insomma era una domanda che era già fioccata in chat. Poi c'è una domanda di Varior che voglio leggere dopo, Quel maledetto di Varior, si pronuncia proprio così. Dicevano, il realismo, inteso come proprio aspetto produttivo e caratterizzante del gameplay, lo trovi in qualche forma fastidioso, forzato, oppure è connaturato con la formula di gameplay ed è funzionale all'esperienza? Era questa la domanda di Varior, cioè diceva, ho due dubbi, uno di questi è il realismo eccessivo, Varior, non vorrei che tutte queste meccaniche... copiare gli altri però, Allora, per quanto ho giocato io lo trovo molto naturale e no, non è assolutamente eccessivo. C'è qualche accortezza da prendere, nel senso che ecco, non puoi metterti il cervo dietro al cavallo e pensare di tenercelo lì 4 giorni. Ma se ti capita poi... Cioè, se non vuoi portarti il cervo dietro non lo ammazzi nemmeno, oppure ti prendi solo la pelle, che è comunque una maniera per avere un introito dopo aver ucciso una bestia in una sessione di caccia senza avere la fatica di dovertelo portare dietro. No, io l'ho trovato anzi molto interessante e molto positivo, e torno a dire che è una cosa che secondo me si può fare in questa ambientazione, cioè una virata verso il realismo in un'ambientazione moderna sarebbe secondo me eccessiva. Il livello di stilizzazione di GTA secondo me è perfetto così. Mentre in questa ambientazione, in cui comunque sia un'ambientazione western, le interazioni possibili con il mondo di gioco gravitano attorno a, cioè, sono un numero sicuramente inferiore rispetto a quelle che capitano in un'ambientazione moderna, contemporanea. Ecco, qui ci sta bene perché rende più significative quelle azioni, visto che ne hai comunque un numero limitato. Non è che puoi andare a fare jogging, il triathlon, salire sul motoscafo, prendere la moto e fare le impennate. Non è che c'è tutto. Siccome ce n'hai un numero limitato rispetto a quelle che hai in GTA, meglio renderle più piene, dense e significative. Fermo restando che poi, ripeto, non è che devi farlo per forza. Cioè, se tu vuoi anche con la caccia, quello della caccia è l'esempio perfetto. Cacci il cervo, non vuoi sfruttare il realismo aggiuntivo che ti hanno dato? Ok, prendi la pelle e funziona come lutare la bestia sostanzialmente. Quindi c'è un certo grado di malleabilità nel sistema. E un'altra cosa importante è che questo realismo comunque sia viene applicato anche a tanti aspetti che poi non appesantiscono l'esperienza di gioco ma l'arricchiscono. Faccio un esempio: prendi il cervo, lo lasci a terra. Il cervo si sporca dalla parte in cui tu l'hai appoggiato. Quando lo vai a rivendere, il macellaio ti dice: ma che cazzo mi stai portando? Scusami, è tutto zozzo. Allora tu lo puoi invece prendere... Scusa, mi sei immaginato la scena. A coglione! Lo puoi prendere e buttare nel ruscello, per esempio. Oppure, questa cosa della sporcizia dinamica, se tu durante una scazzottata finisci a terra, i vestiti si sporcano nell'area in cui tu sei entrato in contatto con il terreno, e poi gli NPC
ti parlano dicendo: ma guarda, è tutto incrostato di fango, ma che schifo è, ma vai, stai, hai fatto botte con un maiale, ti dicono. Quindi sono tutte delle piccolezze che tu avverti anche nelle reazioni che il mondo di gioco ha nei tuoi confronti. E secondo me questa è una cosa molto preziosa. Allora, voglio riportarti una domanda che, come immagini, sta molto a cuore. Mi pare sembra sia molto a cuore anche ad altri ragazzi nella chat, che chiedono: ma la caratterizzazione dei rapporti interpersonali, soprattutto quelli penetratori del protagonista nei confronti di un mondo aperto e anche dalle gambe praticamente disponibili, darà soddisfazione dal punto di vista proprio grafico, nel senso il balonzolare, il ricco affondare i cespugli, insomma, quasi queste cose. No, cioè, posso fare un discorso infinito su questo. Non lo so, non ho avuto il piacere. Ragazzi, non ho avuto il piacere. Vi però vi dico solo che quando uno va nell'hotel e può farsi un bagno, anche per fare in modo di evitare poi i commenti che dicevamo prima, insomma, da parte dei cittadini degli NPC, diciamo che se c'ha della sporcizia in delle zone più delicate e lo ritiene opportuno, può chiedere l'aiuto delle donzelle in forze presso lo staff dell'hotel. In quel caso dovrebbe innescarsi, diciamo, una piccola cinematica, non so se esplicita oppure con la telecamera che poi svolazza gli angoli della stanza, cioè non lo so, però sappiate che questo aiuto può essere richiesto. Allora, per passare a tutto altro argomento, e per fortuna sta pensando ma Francesco, quanto è figa la possibilità di rasarsi la barba, ma solo solo dopo averla fatta crescere, cioè c'è la personalizzazione della peluria facciale, ma tu non è che puoi decidere, cioè sei tutto sbarbato, vai davanti allo specchio e dici: ok, adesso mi metto le basette di Todd. No, prima le devi far crescere, poi quando le tagli puoi fare i diversi modelli di pizzetto. E tra l'altro è coerentissimo con questo modello di ibridazione realismo, gameplay un po' più sbarazzino. Allora, esatto. Ci saranno anche dei tonici miracolosi per aumentare la crescita, ma vi dica, comunque, sempre lui. Sì, ma sarà comunque sempre graduale, non è che ti metti il coso. Potrebbe esserci veramente, cioè nel senso tutti i personaggi, adesso noi lo stiamo trattando effettivamente come un capitolo a parte, e lo è perché tu hai precisato nel tuo articolo e di fatto era già tornato in auge l'argomento, che a tutti gli effetti, essendo un prequel, la libertà di narrazione è pressoché completa, totale, e comunque viene concepito da Rockstar proprio come una storia a parte, quindi come quasi un micromondo narrativo. E vabbè. Loro hanno proprio detto esperienza complementare a quella del primo episodio, nel senso che può essere giocata indipendentemente da esso e semplicemente ti dà dei nuovi dettagli su questo universo che a questo punto diventa proprio uno Westverse di Rockstar sostanzialmente. Questo deve essere il titolo di un capitoletto della recensione che farò io. Vabbè. Allora, dicevo... Ci sono almeno due inesattezze in quella frase. Esatto, bravo. Esatto, dicevo che non renderò capitoletto, non ti darò la possibilità di dare questo titolo a un capitoletto. Allora, qualcuno chiedeva se hai visto la mappa di gioco e di conseguenza ci appiccico anche un'altra domanda: se ci sarà il Messico. Sulla seconda parte sono piuttosto ottimista, sulla prima credo che non te l'abbiano fatta vedere per no interno. No, non tutta, c'era la Fog of War nella mappa di gioco, giustamente hanno fatto, cioè è ragionevole perché ancora non hanno svelato le dimensioni esatte della mappa. E c'era qualcun altro che faceva un altro che chiedevano se tu puoi effettivamente intombare, volendo, a voluntas, i tuoi compagni di banda. Io credo che, trattandosi di comunque personaggi indispensabili per la trama, magari vanno gambe lunghe, ma si rialzano, insomma, magari, immagino. No. Non penso che tu li possa intombare, non ho provato, ma perché cioè, tu abbia questa volontà, tra l'altro. Non è come fai a intombare Dutch poi ti sei, nel senso, si rompe la continuity. Sì. Ale Magra, che saluto, ciao Ale, chiede se ci sarà la photo mod. Che secondo io, cioè, non me l'hanno detto esplicitamente. No, non me l'hanno detto esplicitamente. Secondo me ci sta sicuro, però boh. Io forse per me ce ne metterei due. Allora, Ratchet Junk dice: ci spieghi come funziona il doppio tocco? L'abbiamo spiegato all'inizio, ma è molto semplice, cioè un tocco spari,
un tocco, tiri su il cane se c'hai la pistola, oppure estrai il bossolo dal fucile se c'hai il fucile. Perfetto. Fatto anche come le hostess sull'aereo, ho fatto vedere. Ah no, aspetta, però Reject Junk forse dice il double tap per riporre la pistola. Semplicemente quando premi il tasto per rimettere la pistola a posto, lo premi due volte e lui fa il gioco di... Sì, lui fa il figo, fa il revolver Ocelot, cioè fa girare la pistola sul dito e poi la rimette dentro. Un po' modello Trinità, diciamo così. Allora, qualcuno chiedeva se si possono modificare i vestiti. Sì, nell'articolo c'è scritto, ci sono dei sarti nei paesi, e penso che poi quello lì che hai acquistato potrei cambiarlo a volontà anche nell'accampamento. Sì, sì, c'è la tua tenda. E tra l'altro c'è una cosa molto figa che hai scritto, che riprende... La cosa bella è che Rockstar a ogni passaggio impara tanto, e tutto quello lì che hanno appreso... anche con l'esperienza di GTA Online, dal punto di vista di ciò che piace e piace fare ai giocatori, lo stanno riutilizzando e evolvendo, almeno quanto mi sembra, nel quadro di Red Dead Redemption 2. Per dirti, il fatto che puoi personalizzare le armi, ma in maniera anche molto certosina. Molto, molto certosina. Quindi, non solo è una figata cosmica, perché dici... Quella lì è la pistola mia, gli do un nome, si chiama Giovannona Sparalungo, capito? Cioè, e gli fai tutti dei disegni sopra, quindi non solo puoi personalizzare barba, capelli, cappello, mutande, mutandoni e pantaloni, ma c'è anche la pistola che può essere, diciamo, modificata a piacere del giocatore, che è una roba... Sì, sì, puoi proprio metterci di tutto, fare le incisioni sul calcio, fare le incisioni sulla parte metallica, allungare la canna, veramente molto molto meticolosa. È una vita che vorrebbe allungare la canna. Allungare la canna e non ce la fa. Ringraziamo Manuel SSL92 che si è iscritto al canale, e insieme a Thomas JCW88, grazie ragazzi. Se c'è qualcuno che ci segue e ancora non si è iscritto, mi raccomando, fatelo, dai, che siamo a un passo dai 30.000 e anche da, insomma, il raggiungimento di una posizione, un altro obiettivo, diciamolo così. Se vi siete accorti, c'è un cuoricino interagibile e cliccateci sopra. È arrivato tardi, allora, hashtag interagibile. Volevo dire, qualcun altro ti ha chiesto se i vestiti Lollo, se i vestiti avranno dei parametri. Io onestamente credo che funzionerà un po', ma non sempre, ma in maniera simile a come era in Red Dead Redemption 1, ovvero non dei parametri di difesa o di attacco, cioè tipo ruolistici, ma più che altro magari dei vantaggi contestuali, tipo se ti vestivi in Red Dead, nel primo Red Dead, da giocatore d'azzardo, con magari le tasche nascoste nelle mani, cose di questo genere, potevi barare durante il gioco d'azzardo. È possibile, non ho notato cambi di statistiche comunque per il momento. Ringrazio Claudio, che è di Play Twitch, che si è addirittura abbonato. Grazie Claudio. Allora, c'è la presenza di qualche leggenda del West, chiede Jacopo. Ad esempio, nel trailer c'è un chiaro riferimento al film L'assassino di Jesse James. C'è assolutamente qualche riferimento a qualche leggenda del West di diversa natura. Io, come scrivevo nel pezzo, c'è addirittura un momento in cui c'è un aspirante autore che deve scrivere la vita di un pistolero che ti manda a parlare con tutte le persone che l'hanno incontrato, e guarda caso queste persone sono delle personalità in vista, diciamo, di quei tempi, e alcune sono più o meno conosciute, ma considerabili delle leggende del West, con tanto di fotografia, fotosegnaletica, e quindi le devi anche in qualche maniera incontrare. Ringrazio anche Dexter05 che si è iscritto, e Askers Trax che si è iscritto anche lui. Grazie ragazzi. Allora, Fefo TTV, dell'online non si sa ancora nulla, se non per il fatto che Rockstar si sta muovendo in maniera molto intelligente, nel senso, ci aspettavamo che arrivasse più o meno a ridosso del lancio del titolo il comparto online, e questo è effettivamente successo. Grosso modo, l'arrivo del gioco sugli scaffali, e arriva in una forma
con una nomenclatura che ti lascia intuire che sarà comunque un progetto in divenire. Cioè, il fatto che dicano beta lascia spazio a una certa quantità di incertezze che comunque sono connaturate in un'esperienza che promette comunque, visti i precedenti con GTA Online, di avere un respiro decisamente importante. Quindi secondo me si stanno muovendo in maniera intelligente e io mi aspetto che ci sia una base ludica piuttosto vicina a quella di GTA, però con possibilità diverse, sia dal punto di vista di, insomma, miglioramenti obiettivi a quella che è la giocabilità di GTA Online, sia ovviamente modifiche contestuali che da una parte limiteranno un po' l'incredibile libertà che offre il comparto online di GTA 5, ma dall'altra invece danno la possibilità anche di sbizzarrirsi dal punto di vista ruolistico, perché secondo me è un tipo di produzione, un contesto che promuove anche questo genere di comportamento ludico, che è fortemente immersivo. Quindi, da una parte, il mio cervello mi dice: stai tranquillo, Alessandro, che forse non troverai e ti manda in orbita con un razzo sparato da una moto volante. Questo era per concludere il discorso. Quindi, secondo me, è una roba figa comunque. Pura curiosità di Marianne, dove sei andato a provare il gioco? Qua a Milano, in realtà è Rockstar che sta facendo un giro di tutti i territori, adesso è in Polonia, prima di noi sono stati in Grecia i ragazzi, quindi insomma sta facendo proprio un giro dei territori. Joyron 81 dice: ciao ragazzi, siete fantastici, grazie. Ringrazio anche il Re dei Ring 5521 che si è iscritto e tantissimo Nevada Rider 91 che si è appena abbonato a Twitch Prime. Vado a raccogliere la domanda di Vereor che dice: rispetto a Zelda, che nell'open world ha innovato parecchio, questo Red Dead cosa ha in comune con il capolavoro Nintendo? Ad esempio, nella neve o nelle zone calde, il PG a caldo, freddo, robe del genere. Guarda, questo sì, questo succede. Come dicevo, non ho visto statistiche legate ai vestiti, ma se vai nelle zone fredde, non puoi andarci in pantaloncini corti, perché se no, si vede il PG affanno, cioè Arthur si affanna e la sua stamina, decresce in maniera, importante. Quello è un elemento che in particolare sì, è stato. Non so se è ripreso, perché poi lo sviluppo, insomma, è andato di Red Dead Redemption, è corso parallelo anche a quello di Zelda. Comunque sia, torno a ripetere che l'open world di Zelda è un po' l'ambito in cui Zelda innova non è quello specifico dell'open world, ma è nella sua capacità di mettere del sandbox all'interno dell'open world, ed è un approccio diverso. Qui il passo in avanti, secondo me, il superamento del limite specifico del genere open world sta nel rapporto fra la densità di dettagli e il fatto che questi dettagli siano tutti molto significativi a livello ludico, che abbiano un riscontro fattivo nell'avventura del giocatore. Secondo me, questo è la chiave di lettura per inquadrare bene questo titolo. Ringrazio anche GuiBar che si è abbonato per 9 mesi consecutivi e CanePazzo111 che si è iscritto. Allora, Grazie, volevo benvenuti. recuperare una domanda di Drake, XDrake77, fra Arthur Morgan, fra virgola, Arthur Morgan, ti sembra più carismatico del buon vecchio Marston? Così a naso più che altro, perché penso che non abbia ancora magari. No, sono stati anche molto attenti, secondo me, a non farmi percepire nulla di questa cosa qui. Nel senso che, per esempio, quando siamo arrivati alla fine della prima missione che ho descritto nell'articolo, mi hanno detto: adesso stoppiamo, non ti facciamo vedere questa cutscene perché c'è uno spoiler. Quindi i momenti in cui il carattere del personaggio emerge un po' di più, purtroppo non li ho visti ancora e quindi non mi sbilancio da questo punto di vista. Allora, Frullato chiede: che cosa vuol dire inserire il sandbox nell'open world? Lo abbiamo già detto molto spesso e non voglio andare fuori tema. Molto brevemente dico che appunto in Zelda ci sono proprio delle meccaniche di gameplay molto libero, cioè il fatto che tu possa premere una piattaforma usando il peso degli oggetti, o che possa usare gli oggetti metallici per creare un conduttore, diciamo,
queste cose qui, che tu ti possa sbizzarrire con la fisica, con le interazioni negli oggetti, è un po' un gameplay sandbox, cioè ti dà delle libertà nell'utilizzo delle routine fisiche. È una fisica sandbox, quindi sei proprio libero di sperimentare, di utilizzare gli oggetti in maniera magari inizialmente impensabile, cioè che non evidente, non vistosa. Quindi a quello mi riferisco. Qua è un approccio un po' diverso. Allora, c'era chi chiedeva, innanzitutto com'è la fisica, se hai avuto occasione comunque di dare un'occhiata a se ci sono delle peculiarità in realtà, perché la fisica secondo me è anche già in GTA 5, per quanto alcune volte un po' eccessiva come gestione, un po' No, esperienza. è più o meno è quell'approccio lì, sostanzialmente è Perfetto. quell'approccio lì, non è che posso sparare a un albero finché non cade, cioè No, roba del genere, certo, no, no, chiaro. no, no. Hai fatto caso se per caso i danni durante le sparatorie sono localizzati e se sono localizzati, se hanno delle conseguenze magari sul gameplay, nel senso ti sparano una gamba, cammini male, ti sparano una spalla, hai difficoltà a mirare, così. Sono localizzati i danni, sono localizzate le chiazze di sangue, ma non mi è sembrato che ci sia un riscontro diretto in termini di funzionalità motorie. C'era chi ti chiedeva anche com'è lo stealth nel gioco, se hai avuto la possibilità di affrontare delle sezioni un po' più stealth. C'è e immagina, quando si arriva alle fasi action, il gameplay è vicino a quello di GTA. Quindi immaginate un possibile stealth in GTA con quell'utilizzo delle coperture, con la possibilità di sfruttare dei gadget magari silenziosi come un coltello da lancio oppure appunto proprio l'arco. Diciamo che ovviamente poi le reazioni del gioco non sono pensate per valorizzare al massimo lo stealth, e con questo voglio dire che se un nemico ti vede, poi si innesca la sparatoria e nel campo degli avversari tutti sanno più o meno dove sei, non più o meno dove sei, sanno che c'è un qualcosa in corso, ma magari perché sentono uno sparo o cose così via. Sì, ragazzi, il protagonista sa nuotare. Sì, sa Negli nuotare, ultimi sì. anni, se fai un gioco dove il protagonista si tocca l'acqua muore, tendenzialmente è un brutto gioco. O Però non è so se Dark si Souls. può, non so se si può immergersi, lo chiedeva Varior. Però lo stealth diciamo che è un momento di approccio alle missioni, non c'è una missione tutta stealth, ma se sei bravo devi infiltrare, devi uccidere tutti i banditi che sono localizzati in un'area della mappa, puoi avvicinarti in maniera stealth e portare avanti la missione, la prima parte della missione in maniera stealth, utilizzando anche i compagni a cui appunto puoi dare delle indicazioni. E fra l'altro, il modo in cui loro interpreteranno le tue indicazioni dipende molto anche dalla loro indole, nel senso che c'è chi magari gli dici di andare, di uccidere stealth una persona, lo fa da lontano con un pugnale da lancio, c'è chi, come guarda caso John Marston, preferisce un approccio più fisico, e quindi si avvicina e lo vedi proprio afferrare l'avversario da dietro e infilargli 5 o 6 volte, pugnalarlo nel cuore proprio Ah con beh, meno una male, ti sei rabbia. salvato in corner. Sì, Afferrarlo dietro e infilarlo. no, infilargli il coltello nel cuore 5 o 6 volte con una rabbia che poi caratterizza anche il personaggio in quel momento storico lì. Allora, Archeorod fa una domanda interessante, alla quale posso anche rispondere io. Ciao ragazzi, ho finito ora di leggere il bellissimo articolo del Fossa. Volevo chiedere se gli eventi secondari che puoi avviare osservando gli altri cittadini sono del tutto randomici o scriptati. Per fare un esempio, il tizio sospetto da seguire sarà sempre per tutti uguale e nello stesso posto o no? Allora, tu è strano, però pensala così, come se ogni personaggio, ogni NPC avesse una vita a prescindere da te. C'ha le sue cose, cioè, e fa il farmacista alla mattina, alle 7 esce di casa. Va in farmacia, apre la farmacia, la sera alle 5 stacca, va a Mignotte, beve un whisky e poi torna dalla moglie. È esattamente così. Però, una volta alla settimana, invece di fare questa cosa, vai in un capanno lontano e lì ci tieni una sacca d'oro, no? Se tu passi al paese X, San Giovanni da peraltro, e vedi che non ci sta il farmacista anche se è l'una e mezza, tu dici: dov'è il farmacista? E vedi un cavallo col farmacista che corre in lontananza. Lo insegui, vai al magazzino che sa solo lui dov'è,
e gli dici: guarda, senti, io ho questa pistola, quella è la tua testa, se le due cose si uniscono se tu non mi dici, non mi dai i soldi che hai nascosto. Funziona in questo modo qui, quindi la persona di fatto è la stessa in tutte le partite, perché deve essere così, perché il gioco, il mondo di gioco ha una coerenza che passa attraverso queste cose. E tra l'altro, il fatto che sia una costante dal punto di vista anche sia narrativo che ludico, dà un senso anche alla tua capacità di modificare le interazioni. Cioè, nel senso, una partita che faccio io e una partita che fai tu, proprio in virtù di questa possibilità di avere degli atteggiamenti ben definiti nei confronti degli altri personaggi, fai in modo che al salvataggio dell'ora 20, magari io ho la metà dei personaggi tuoi ancora vivi perché tu li hai comunque minacciati, ma magari comunque trattati bene, alla fine riportati a casa e alla loro routine. Io invece l'ho fatti a pezzi con pugnale, nel senso. Sì. Chi se ne frega 994? Ah, no, aspetta, un'altra cosa che è importante è che queste missioni secondarie, no, non sono assolutamente scriptate, perché per esempio questa attività clandestina nel retrobottega del medico, uno la può scoprire in diverse maniere, cioè può ascoltare una conversazione di due tizi che dicono: ma ho visto del movimento dietro l'ufficio del medico, chissà che cazzo è, quindi va lì, va dietro l'ufficio del medico. Vede, si accorge che c'è una porta, visto che ha origliato la conversazione, prova a bussare, gli risponde uno, dice: che cazzo vuoi, qui non c'è roba per te. Allora poi vai dal medico e ti fai aprire. Oppure vedi che qualcuno bussa, questo tipo sospetto va, gli aprono e a quel punto identifichi, cerchi di capire da dove si entra e capisci che. Quindi cambia appunto il modo in cui trovare queste occasioni, queste storie, attività collaterali, secondarie, opzionali, come volete chiamarle. Ringrazio Asto Cazzo, Asto Cazzo. Ringrazio Grazie, Asto anch'io, Cazzo, grazie a sto cazzo, è da tanto che lo dico. che si è iscritto al canale. Grazie, Asto Cazzo. Ti regalo un abbonamento, sta adesso. Allora. Frullato chiede se puoi volontariamente rapire NPC e chiedere riscatto. Non ho assolutamente provato. Archeorod ti ringrazia per l'esempio del farmacista. C'era chi se ne frega 994 che chiede: ragazzi, in questo titolo ci sarà una sorta di enemy system come l'ombra della guerra? No, non come l'ombra della guerra, però. Può darsi che alcuni personaggi si ricordino di te, magari perché li hai rapinati, magari perché gli hai sparato alla moglie, e in questo caso questi NPC avranno un ricordo negativo e potrebbero anche crearsi sulla lunga distanza delle rivalità, per cui tu ritorni da quelle parti e il tizio ti vuole ammazzare, Cioè, perché, insomma, oppure che ne so, se tu prendi il farmacista di qui sopra, lo vai a incaprettare sui binari, dopodiché rubi il treno e gli fai lo scherzone che frena all'ultimo istante prima che lo travolga e lo faccia in mille pezzi, comunque lui si ricorda di te. Non ho controllato i sottotitoli. Spero, ragazzi, che ci sia un altro momento di contatto con il gioco prima della release. In quel caso, controllerò i sottotitoli. Ok, vediamo un po' se ci sono altre domande. Altezze, io ci vivo a basse altezze. Parte comunque il Ragdoll come GTA 5? Che poi in realtà quello di GTA 5 è fatto benissimo. È Sì, fatto per. però non lo so se parte il Ragdoll perché non sono caduto da. No, aspetta, sono caduto da un tetto che stavo esplorando e non è partito il Ragdoll, però poi vai a sapere, dipende anche come cadi, quant'è il danno. Ho cercato di cadere, insomma, non correndo, quindi ho fatto dei passettini proprio perché avevo paura di farmi male, quindi non so se parte il Ragdoll, ragazzi. Joe chiede se si possono fare rapine e estorsioni a qualsiasi negozio della mappa. Che io sappia, sì, cioè in tutti quelli in cui puoi entrare, puoi tirar fuori la pistola e dire: ascolta, bello, Ninni. qua io c'ho la mia. Com'è che si chiamava? Giovannona Cannalunga, l'avevamo Esatto. ribattezzata. Giovannona Cannalunga che aspetta solo di cantare per te. Adesso te la metto in gola se non mi dai i soldi.
Una cosa interessante è che se all'interno del negozio poi magari qualcuno resiste alla rapina, succede un bordello, tu spari a tutto, distruggi mezze robe, poi quel negozio sta chiuso per un po' di tempo. Cioè, quando tu scappi, gli sceriffi ti inseguono, magari ha pure preso fuoco mezza roba, e poi quando ritorni in città, quel negozio lì è un attimino chiuso per riassestamento. È giusto, è giusto, è Giusto, sì. giusto. Allora, Francesco, cosa ti impressiona di più tecnicamente parlando? Tecnicamente parlando, Sì. dal punto di vista prettamente tecnico, beh, direi il rapporto appunto fra, cioè l'ambientazione, lo stile e l'atmosfera dell'ambientazione, quello che sono riusciti a creare e il rapporto fra la vastità delle ambientazioni e la varietà interna delle ambientazioni. Non con varietà, io non intendo la differenza che c'è fra le montagne innevate, il deserto, il canyon roccioso e le valli verdeggianti, perché lì è chiaro che c'è una varietà. Ma all'interno della foresta ci sono tanti scorci così diversificati fra loro. Ora, io non so se mi hanno fatto girellare solo per un'area che è particolarmente ben costruita da quel punto di vista, però se tutta la mappa è così, è proprio clamoroso. Sconti autunnali si è appena abbonato. Io Nico. Vai, Ioni. vai. Credo che comunque cominci a esserci della malizia in queste Anche iscrizioni. secondo me sono come gli scherzi di Bo, tipo Miss Lorina K, Miss K Lorina, Esatto. ma è bello così, è bello così. Quali attività ricreative hai provato? Tipo la pesca, puoi approfondirle? Non ho provato nessuna attività ricreativa di quelle alternative perché avevo 2 ore di gioco e ho preferito provare missioni principali, missioni secondarie e cose del genere. Se avrò più tempo a disposizione per giocare al titolo, vi racconterò anche e soprattutto quelle. Quanti Quanti edifici sarà? edifici saranno accessibili? Ma Difficile io. dirlo, È però penso difficile parecchio. dirlo, però a Valentine, che comunque è una città piccolina, c'era il posto, una sorta di granaio in cui facevano le aste per i cavalli, l'hotel, il medico, il saloon, no, perché c'era stata la sparatoria e quindi era chiuso per ristrutturazione, la banca, la chiesa, un'altra sorta di, chiamiamolo, bar, non lo so, una sorta di saloon in piccolo dove c'erano veramente un paio di tavolini e dove abbiamo trovato un personaggio secondario. Quindi già Valentine, che è un insediamento molto piccolino, l'Emporio, il numero di aree accessibili era abbastanza grande, il macellaio, insomma. L'arco l'hai provato? Sì, l'arco l'ho provato e vabbè, l'arco lì, il gunplay, il feeling dell'arco è più La tradizionale. roleplay. Allora, La roleplay, esatto. Il bowplay. ho il bow verse, perché ormai verse ce l'attacchiamo a tutto. Allora, vediamo un po'. Francesco, sono appena arrivato. Dimmi se questo gioco è una Madonna, sì o no. Secco, lapidario. Sì. Oh, è una Madonna. Quasi due Madonne. Madonna, è una Madonna. Allora, ti chiedevano qualcuno, Mark, se non mi sbaglio, esatto, l'animazione del personaggio sono legnose come ho sentito innanzitutto, chi te l'ha detto, Mark? E poi sono legnose come ha sentito? No, no, Anche perché assolutamente. anche nel Anzi, primo non sono legnose. no, no, sono molto Naturali. non sono scattose. Cioè, non ti aspettare un personaggio che ha la reattività dei PG di Fortnite. Ho detto il primo che mi è venuto in mente, ma che ne so, non ha una reattività arcade, Agents of Mayhem, questa roba qui. No, assolutamente no. Ma anche Ma perché tu è. correresti con degli stivali con il tacco di legno, per dire, cioè nel senso Ma è una agilmente. direzione Ecco, che è a già stata posto. presa con GTA, voi lo sapete, voi. Vabbè, sì, a posto. Voi, se avete giocato a GTA, lo sapete come sono fatte le animazioni sostanzialmente. Qui addirittura ci sono più animazioni, sono meglio legate fra di loro.
È chiaro che non mi aspetto, c'è l'inerzia nei movimenti, sì, c'è, perché è un tratto distintivo dei titoli Rockstar. Se voi definite l'animazione di GTA 5, quel tipo di animazione lì, le definite legnose, allora potete applicare quell'aggettivo che secondo me è usato a sproposito anche a questo contesto. Secondo me però è un altro il punto, è che le animazioni non sono arcade, non sono scattose, non sono, non c'è quella risposta immediata, ma c'è una sorta di inerzia che secondo me caratterizza molto Vorrei anche. aggiungere una piccola postilla. Se vi andate a vedere un film western tradizionale con questa prospettiva qui, vi rendete conto che anche lì sono un po' legnose le animazioni, perché nel senso c'è proprio un'impostazione del cowboy, del tipo di movimento che c'ha, che non è il personaggio agile che zompetta di cespuglio in cespuglio. Io mi sento di dire una cosa. In italiano, nell'italiano corrente attualmente, nell'italiano dell'uso, esiste un termine che è molto bello e si chiama interattivo. Ed è il termine esatto per indicare un ambiente interattivo. Quando un personaggio interagisce con questo ambiente, si dice che interagisce con un ambiente interattivo e che l'ambiente è interattivo. Allora, Poi vi ho lasciato questa cosa qui, poi voi andate a cercare, insomma, così. vediamo un po', c'è il tacco di legno, allora è legnoso, giustamente Young. Allora, vediamo un po'. Zack McCracken, avete paura che, data la complessità del gioco, molte delle possibilità offerte non vengano mai sfruttate perché sarà più probabile innescare sempre le stesse? In realtà, Come? lui dice: avete paura che, data la complessità del gioco, molte delle possibilità offerte non vengano mai sfruttate perché sarà più probabile innescare sempre le stesse. Ma non è una preoccupazione che dobbiamo avere noi. Cioè, nel senso, né che deve avere il giocatore finale, forse lo deve avere lo sviluppatore che dice: mi sono fatto un culo così per creare un ventaglio incredibile di opportunità, però tu ne usi tre. Ma sì, però sono le tre che vuoi usare tu. Poi, nel senso, se tu non vuoi approfittare della totalità delle opportunità, concesse da quel mondo di gioco, da quell'impostazione ludica, quelle sono un Ragazzi, po' fuori tono. un'altra cosa che vi dico è che le interazioni con gli NPC sono contestuali, cioè molto spesso se io entro in una cittadina ci sono un buon 90% di persone a cui non ho un cazzo da dire e che non hanno un cazzo da dire a me, nel senso che vado lì, gli dico oh ciao e lui mi fa oh ciao e poi magari boh, per cortesia mi fa un commento tipo: ah, hai visto? Bella preda che hai preso, bravo, sei andato a caccia. Oppure: ma da là che schifo, sei tutto lezzo. E lì finisce. Cioè, non vi aspettate che poi ogni NPC per forza abbia una storia da raccontare. Poi, certo, voi potete anche martellare, cioè andate lì, oh ciao, e lui ti fa: oh ciao, stronzo, che vuoi? Oh, sei stronzo, oh, Adesso dammi scatta il soldi, cazzotto. stronzo, e poi scatta il cazzotto. Però la dovete innescare voi. In altri casi succede, ma è molto contestuale, nel senso, vado in giro per la foresta, vedo un tipo accampato che sta facendo robe losche. Lì è molto probabile che l'interazione con quel personaggio inneschi qualcosa. Oppure, lungo il fiume, trovo un cercatore d'oro che si lamenta, si dimena perché la corsa all'oro è finita, non sta trovando più niente. Anche lì è molto probabile che si inneschi qualcosa. Quindi la virata verso il realismo significa anche questo, cioè non dovete aspettarvi che chiunque per forza possa innescare un discorso, perché non è nemmeno credibile che succeda una cosa del genere. Cioè, se vado in città e ci sono due mandriani che stanno mettendo a posto i maiali, ma che cazzo ci abbiamo da dì? Cioè, nel senso, capisci? Apparentemente è un argomento che interessa a diverse persone. Ci saranno i bambini e di conseguenza potrei anche fare del male. Perdonate, i bambini ci stanno, perdonatemi se non ho provato a Francesco, picchiarli. qui hai dimostrato un carattere scarsamente sociopatico e un po' mi deludi. Allora, sarà possibile chiedere in qualsiasi momento a un membro della banda di venire con noi a fare stragi o altre attività comunque assimilabili, oppure ci accompagneranno solo i momenti scriptati?
dovrebbe essere possibile dopo aver raggiunto un certo livello di intimità. Deve aver migliorato il rapporto. Non si può di niente in Vabbè, salata. non si può dire niente, no. Cioè, nel senso, dopo esserseli fatti amici, cioè se si è creato un legame particolare perché magari li abbiamo aiutati nelle loro attività o in una rapina, siamo sopravvissuti, cose così, abbiamo bevuto insieme, abbiamo giocato a dadi, a poker, okay, insomma, più volte abbiamo dedicato la nostra attenzione a quel membro della banda, poi dovrebbe essere possibile portarselo dietro, chiedergli di raggiungerci. Una roba particolare, ci sto pensando alla possibilità di sparare a un virgulto. Effettivamente penso che non lo farei anche se fosse possibile. Cioè, mi fa stare un po' male il pensiero. Comunque, chiusa questa parentesi introspettiva, ti dicevano. Che ne pensi dell'inserimento delle meccaniche di investigazione? Non spezzano un po' il realismo questi superpoteri? Penso che si riferisca tipo alla Ah, visione istinto che ti guardate che fa male. la visione istinto, io è una cosa che non apprezzo mai, la visione istinto, ma non dovete pensare ad una visione istinto che io clicco il tasto e vedo la sagoma dell'avversario attraverso dietro il muro, assolutamente no. Intanto è utilizzata solo nella caccia, io l'ho chiamata visione da predatore perché viene utilizzata solo nella caccia. E poi è molto molto moderata, nel senso che è una maniera, se uno è un cacciatore bravo ed esperto, lo sa anche lui, no? Che a seconda di dove spira il vento, cioè è meglio avvicinarsi alla preda stando sotto vento. È chiaro che nella vita vera uno lo avverte semplicemente perché c'ha il vento che gli batte in faccia e quindi sa da che direzione sta arrivando. Tradurlo in un videogioco è per forza, cioè per tradurlo in un videogioco, visto che non c'è la sensazione tattile, per forza ci deve essere un tipo di indicazione diverso. In questo modo loro, cioè per replicare questa conoscenza, appunto, per esempio della direzione del vento, loro hanno pensato di mettere questa visuale da predatore, ma che è molto molto delicata. Si vede proprio come una sorta di olezzo che si leva dal personaggio che si sposta in una direzione, che è quella del vento, e quindi si può decidere da che direzione avvicinarsi alla preda. E poi questa visione da predatore ci permette, che ne so, se la preda è solo ferita, evidenzia un po' la traccia di sangue che la preda lascia, ma anche in questo caso probabilmente si può anche fare a meno di utilizzarla e concentrarsi fisicamente sulla traccia di sangue, però sai, se c'è l'erba è più difficile da seguire. Non essendo fisicamente presenti nel gioco, non è che Arthur può spostare l'erba e guardare dov'è la traccia di sangue, una cosa che qualsiasi cacciatore farebbe. Quindi c'è questo tipo di aiuto che, di nuovo, non è mai invasivo. Quindi è solo in quel contesto lì che si può utilizzare. Allora, si potevano addomesticare i cavalli selvaggi, si potevano nel primo, quindi immagino che si potrà fare anche nel secondo. Ci sono i cavalli selvaggi, penso si possa fare, ma non l'ho fatto. Ti chiedo se ci sono i nativi, cioè gli indiani, i nativi americani. Non che io abbia non li ho incontrati, però nel 1899, insomma, vabbè, sì, qualcuno c'era, ma non tutti, perché diciamo che diverse stragi si erano già consumate. Allora, Lollo chiede, credete che con l'online potremmo non vedere come per GTA 5 espansioni single player per Red Dead Redemption 2, quindi niente Undead Nightmares 2? Allora, secondo me Undead Nightmares 2 te lo scordi proprio, ma di base. Ora, per quanto riguarda le espansioni single player, io non sono convinto che per GTA 5 il problema sia stato effettivamente il supporto continuo di GTA Online, perché di fatto le possibilità che ha uno studio come Rockstar non ti costringono a fare ragionamenti out-out, cioè o faccio questo o faccio quest'altro. Secondo me, effettivamente, in un certo punto del post della parte, diciamo, dopo lancio, il post-lancio, si è riflettuto sull'eventualità di produrre un contenuto single player aggiuntivo. Probabilmente hanno anche buttato giù dei progetti, ma non si è concretizzato perché non era. Boh, forse non era necessario tornarci, oppure hanno verificato che l'interesse per una continuazione poteva essere sì, esistente, ma diciamo
caldo, non era una cosa obbligatoria, non hanno sentito necessario comunque continuare a lavorare per espandere quel mondo di gioco lì e quindi hanno privilegiato l'online, ma non credo che una cosa escluda l'altra in senso assoluto. Vedremo, vedremo, però insomma dipende anche come reagirà il pubblico a Red Dead Online e quale struttura avrà Red Dead Online, quindi questo è ancora, troppo, è ancora troppo presto. Allora, vediamo un po' se ci sta. Uscirà sul PC grosso. Ci fa una domanda che oltre i nostri poteri di preveggenza, noi non possiamo in nessun caso risponderti. Sai che ballerina chiede se si potrà avere un'abitazione? Non lo so, ma non credo Si poteva nel primo, perché. però. Sì, Potevi però qui. Sì, affittare. oddio, qui però sei. Forse sì, puoi. Forse ci Magari non sarà un subito. sistema. Magari non subito, magari poi puoi destinarle a qualche attività particolare, non si sa. Però mi sembra che comunque sia l'idea del. Come si dice, cioè del bandito che vive nell'accampamento insieme alla banda sia forte. C'è anche da dire che la banda dei Dutch, come sappiamo da Red Dead Redemption 2, finisce male. Quindi vai a sapere se nell'endgame poi non cambino le cose. Magari la banda si sfalda proprio fisicamente durante l'avventura e poi alla fine questo accampamento cessa anche di esistere. Non lo so, questa è la mia più grande curiosità. Io sono molto curioso di sapere come gestiranno sia l'endgame che sia a livello ludico che a livello narrativo, cioè la fine della storia, quale sarà, come, che fine farà anche Arthur Morgan. Boh, vai a capire. Allora, ci saranno attività illecite come, nei negozi come erano i racket del padrino? Non lo so, non si Questo è sa, non si sa. difficile. No, Anche perché non è molto dello ragazzi, il stile di playtest è durato limitato. 2 ore, cioè non è che abbiamo esaurito tutti gli spunti, anzi, tutt'altro, tutt'altro. Vediamo un po'. Rockstar dovrebbe fare come Ubisoft con Assassin's Creed, ambientare i suoi free roaming in diverse epoche. Non sono affatto d'accordo. Loro, a parte l'hanno fatto, perché vedi GTA è ambientato effettivamente in diversi anni, non in diverse epoche. Ma in realtà loro seguono più che altro una natura tematica nello sviluppare i loro mondi, quindi non è una roba necessaria. Vediamo un po', se ci sta qualche altra domanda interessante. Se dai fuoco all'erba, il fuoco si espande. La cosa figa, lo sai che la ricchezza del mondo del gioco e la complessità del gameplay lascia anche spazio a queste domande qui. Perché non ci stanno più dubbi sui massimi sistemi del gameplay. Ci stanno i dubbi sulle particolarità. Era anche una tua preoccupazione in testa all'articolo, no? Sì, e purtroppo ragazzi, cioè, tutte le cose che poi lì per lì ce l'hai davanti il gioco, io miravo anche a vedere più cose possibili invece che a fare degli esperimenti. Cercherò di farli nel caso in cui possa rigiocarlo prima del lancio o li farò quando avrò in mano il codice review. No, li farei tu, vero, vero Ale? Farò io, e farò io. Senti, abbiamo fatto 1 ora e 20. Io direi che possiamo Possiamo, staccare. stacchiamo. Possiamo stacchiamo anche perché io devo selezionare le notizie per il vostro rotocalco. Va bene, ragazzi, è stato È stato bello bello. scambiare opinioni, è stato immagino ancora più bello per Francesco poter finalmente mettere le mani sul gioco, roba che io gli imputerò come peccato capitale per l'intera. Diciamo per il resto della mia esistenza, Se avete altre domande, comunque, il prossimo Q&A è domani alle ore 16, come di consueto. quindi avremo comunque tempo per rispondere anche ad altre domande, visto che è Certo. ovviamente uno degli argomenti più caldi del periodo, anche perché manca poco più di un mese al lancio, quindi Davvero, manca un è mese, anche 5 settimane, 5 troppo, settimane. troppo, porca miseria, troppo. Va bene, Ragazzi, buona serata, a grazie a dopo, ci tutti gli vediamo con iscritti e insomma restate qua perché alle 20 c'è il rotocalco. Ciao ciao, alla Baci, prossima! ciao 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 ciao.